è spirito, materia e quoziente intellettuale. Vediamo un po' di che si tratta, cari amici. Boh, spirito. Beh, spirito vuol dire Dio. Materia, materia, la materia, la natura, l'evoluzione. E il quoziente intellettuale, ma che c'entra il quoziente intellettuale con lo spirito o con la materia? Vediamo un po' di che si tratta. Il fatto è che io, Serafino Massoni, ieri mi sono recato all'ospedale per trovare, per visitare, per rendere saluto a una carissima professoressa, molto brava, di 76 anni, una carissima professoressa di 76 anni, che quando io ero preside di ruolo nel liceo classico e scientifico di Castiglione delle Stiviere, Francesco Gonzaga, fu per tanti anni la mia vicaria, cioè la mia vicepreside. Io ero il preside, lei era la vicepreside. E era molto brava. E sono andato a trovarla perché era stata ricoverata in ospedale con delle terribili emicranie insopportabili. C'è anche il fatto che lei in casa ha il marito più anziano di lei, ha circa 85 anni il marito, ed è anche lui pieno di acciacchi. Allora, con questa brava professoressa, io ho fatto il mio discorso filosofico e adesso vediamo come salta fuori la questione del quoziente intellettuale. Io ho fatto il mio bravo discorso filosofico, perché vedete, io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, ma mi piace anche il grande pensiero gnostico. Poi ho scritto pure dei romanzi e dei saggi storico-linguistici, anche dei romanzi. Beh, sono stato un preside di ruolo in licei classici e scientifici, un preside, diciamo così, con i fiocchi. E allora io gli ho detto che, cara professoressa, gli ho detto, la materia, o lo spirito, o entrambi, hanno un quoziente intellettuale molto basso. La materia, l'evoluzione, oddio, lo spirito, saranno buoni, ma sono scarsi, scarsi di intelligenza, capito? Sono tanto scarsi di intelligenza, perché basta vedere in che condizioni ci troviamo, basta vedere in che condizioni ci troviamo. Uno lavora e suda per tutta la vita, per Campari, e poi, ma da vecchio, che potrebbe stare meglio, è pieno di acciacchi, pieno di acciacchi. Io penso che voi che mi ascoltate, ci avrete in casa papà e mamma anziani, e se non avete in casa papà e mamma anziani, magari ci avrete dei nonni anziani, comunque lo conoscerete delle persone anziane, e voi sapete che più aumenta l'età e più aumentano gli acciacchi, acciacchi pure brutti, che alla fine di solito ti portano nella casa di riposo, di solito. E allora ho detto, c'è poca intelligenza nella materia o nello spirito, quindi dice, poco, Dio sarà buono, Dio, ma ha dimostrato di essere scarso, di comprendonio, perché non si fanno le cose in questa maniera, non si fanno le cose in questa maniera. E siccome questa è una professoressa molto, molto con molta fede, molto fedele, ha molta fede, mi ha detto, sì, ma noi con la nostra intelligenza, con la nostra logica, non possiamo valutare l'intelligenza, la logica divina, ed eventualmente neanche l'intelligenza e la logica della materia. Non possiamo, benché avesse lei delle terribili emicranie, ancora aveva la forza di dirmi, sì, ma noi, umani, mortali, non ce l'abbiamo la possibilità, la capacità di valutare la logica divina o la logica della materia, delle evoluzioni. E io ho risposto, e vabbè, cara professoressa, questa è l'obiezione che mi fanno gli amici di YouTube, gli amici di Facebook, gli amici di Twitter, gli amici di Dailymotion, gli amici di YouReporter, che sono i social sui quali io lavoro, mi fanno tutti questa obiezione e mi dicono che
che è presunzione la mia, è presunzione la mia, perché io non posso mica dare le regole del gioco. Le regole del gioco le dà lo spirito, Dio, oppure le dà la materia, l'evoluzione. Io ho detto no, non vale questo ragionamento. Ho detto io alla professoressa, non vale questo ragionamento, cara professoressa, perché non sono io, Serafino Massoni, che ha creato lo spirito, che ha creato Dio, o che ha creato la materia, l'evoluzione, non sono io. Sia lo spirito, Dio, che la materia, non si possono rivolgere a me per dirmi tu, Serafino Massoni, hai fatto le cose sbagliate. E sono loro, la materia, l'evoluzione, lo spirito, Dio, che hanno messo al mondo me, noi, e sono loro che devono rendere conto a me della situazione. Allora lei è stata zitta, capito? Perché io le cose le sistemo tutte, le sistemo. Morale della favola, ho concluso il discorso dicendo che si tratti della materia, dell'evoluzione, o che si tratti del Dio, dello spirito, noi esseri umani siamo circondati da tanta ignoranza, siamo schiacciati dall'ignoranza, che si tratti dell'ignoranza dello spirito o di Dio, o dell'ignoranza della materia, dell'evoluzione, conta poco, sempre ignoranza è, come che dice il proverbio, la madre degli ignoranti è sempre incinta, ma io vi ho spiegato qua chi sono gli ignoranti, capito? che diceva Gesù in croce, Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno, essi, la materia, evoluzione, spirito, Dio, vanno perdonati perché non sanno quello che fanno. Dio, quanto sono ignoranti, cari amici, quanta ignoranza che c'è attorno a noi. Va bene, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.